scultura in terracotta, come altre in questa stanza, è un bozzetto realizzato per il Duomo di Milano. Rappresenta una donna di media età seduta sopra ad un basamento. È un'opera neoclassica, infatti la donna è vestita in stile classicheggiante e, nonostante il braccio mancante, si capisce quanto si è impegnata a filare. Camillo Pacetti, l'autore di questa scultura, che ha un'aria così familiare, è stato anche insegnante di scultura all'Accademia delle Belle Arti di Brera e la sua candidatura fu appoggiata da un altro famosissimo scultore dell'epoca, Antonio Canova. Questa è in pratica un bozzetto in terracotta, mentre la realizzazione definitiva è stata progettata e realizzata per la facciata del Duomo di Milano. A volte è anche identificata come la Legge Nuova. Ma notate qualche somiglianza, vero? Sì, parrebbe proprio essere stata questa la figura femminile ad ispirare la colossale Statua della Libertà di New York, realizzata una ventina d'anni dopo da Bartholdi. Questa versione, così come quella ben più famosa in America, ha il capo ornato da punte che rappresentano i raggi del sole e in mano regge una torcia. Cacciatori arriva da Carrara, da una famiglia di scultori e inizia a studiare con Bartolini. Ma a Milano, diventando allievo di Pacetti e studiando all'Accademia di Brera, arriverà ad ottenere commissioni piuttosto importanti, come la decorazione dell'Arco Trionfale del Sempione, oggi Arco della Pace. Vince un importante premio proprio con questa statua. Ercole salva la seconda moglie, Deianira, dal rapimento messo in atto da Nesso, il centauro che, morendo, comunque riuscirà a rovinargli la vita. In punto di morte, lo vediamo qui rappresentato ai piedi di due eroi, dona a Deianira il suo sangue, promettendole che questo le sarà utile per assicurarsi la fedeltà di Ercole in eterno. In pratica, però, il suo sangue è avvelenato dalla freccia scoccata da Ercole stesso. Deianira, in un movimento di gelosia, farà usare al marito una tunica imbevuta di questo magico sangue e senza volerlo lo distruggerà rendendolo folle e portandolo al suicidio, sebbene ad anni di distanza da quella scena qui rappresentata da cacciatori.